Dal 2-0 al 2-4 in casa, è il bello e il brutto del calcio, dipende solo da che parte stai. È un harakiri in piena regola quello dell'Ancona, è un tripudio quello del San Cesareo che da domani santificherà anche Stefano Tajarol, autore di 4 gol allo stadio del Conero. Eppure l'Ancona era partita col piede giusto, la squadra che tutti vorrebbero vedere per grinta e decisione. Dopo 2 azioni doriche che servono per prendere confidenza con l'avversario, al decimo l'Ancona passa, fa tutto traini e fa tutto bene. Prende palla sulla destra, la perde, ci crede, rimpallo favorevole, entra in area ospite e viene esteso. L'arbitro Bicchisecchi assegna il penalty che Ambrosini di potenza trasforma. Ancona 1, San Cesareo 0, Alex Ambrosini. 3 minuti dopo, Gramacci si fa tutta la fascia, supera tutti in velocità, cross sul secondo palo, Del Duchetto anticipa Traini. Minuto 21, gol stile Brasil dell'Ancona, traversone di Gramacci da destra a sinistra, Borrelli appoggia Ruffini che dà a Traini che gli restituisce il cuoio, bordata del capitano che Del Duchetto non trattiene, ma c'è Gramacci lì vicino a ribadire in rete e a mettere dentro il 2-0 dorico. 21 minuti di gioco, Ancona 2, San Cesareo 0, Daniele Gramacci. 3 minuti dopo, ancora Ancona, Borrelli allunga per Ambrosini che da posizione angolata calcia a lato. Di qui in poi è solo San Cesareo o quasi, si spegne la luce tra i dorici ed è blackout tra i padroni di casa. Tant'è che al 27esimo il San Cesareo accorcia le distanze, traversone dalla destra di uno dei migliori degli ospiti, ovvero La Rosa. Al centro Tajarol è bravo a deludere la guardia di Torta, a girarsi in area e a scagliare in rete un sinistro imprendibile all'incrocio dei pali, laddove Darcier non può proprio arrivare. Ancona 2, San Cesareo 1, Stefano Tajarol. Ci riprova 2 volte, prima in acrobazia, poi di testa, lo stesso Tajarol, senza però fare i conti con un reattivo e sempre pronto Darcier. 36esimo, interrompe il forcing ospite Traini, che in area stoppa, si gira e tira, ma la conclusione è così. Chiude il tempo, una inzuccata di testa di Mucciarelli che non inquadra lo specchio di porta. La prima frazione di gioco si chiude così, quindi, Ancona 2, San Cesareo 1. Ma il bello o il brutto, sempre a seconda dei casi, deve ancora venire. Nella ripresa, infatti, dopo un contropiede dorico finalizzato da Palumbo con una conclusione che non fa male, l'Ancona crolla sotto i colpi di un ispirato e mai domo San Cesareo. Dopo un paio di incursioni ospiti a firma di Siclari, al 15esimo Delgado su punizione chiama gli straordinari Darcier. 3 minuti dopo poi da corner la palla giunge fuori area a Crescenzo che rimette prontamente in area dorica, la difesa sbaglia il tempo dell'offside e così a Tajarol non sembra vero di essere solo soletto davanti a Darcier che nonostante intercetti la sua conclusione non può far niente per evitare che la palla rotoli in rete. Ancona 2, San Cesareo 2, Stefano Tajarol. 4 minuti dopo è sempre il centravanti ospite a far venire i brividi ai padroni di casa. L'Ancona che arranca in ogni parte del campo è in questo tiro di Ambrosini, alto. Ferrazzoli capisce che i dorici sono alle corde e Tajarol è la sua bocca di fuoco che polverizza l'Ancona. Minuto 27, Del Vecchio dalla sinistra serve il numero 9 ospite che esplode il destro e fulmina Darcier per il 2-3 del San Cesareo sull'Ancona. Quindi Ancona 2, San Cesareo 3, ancora Stefano Tajarol. Vi chiederete, e l'Ancona? Eccola al tiro con Borrelli. Emozioni finite? Non ancora. Al 32esimo infatti succede di tutto o quasi. Sfortunato rinvio di Gagliardini che sbatte sul neoentrato Akrapovic. La palla torna verso Darcier, il più lesto di tutti è però Tajarol che fa un passo e gonfia la rete locale per la quarta volta. Ancona 2, San Cesareo 4 e chi se non lui? Stefano Tajarol. Incredibile.